Buongiorno a tutti, sono l'iPad Way 200 e questo è il mio secondo video su Duke Nukem Forever. Ora mando le ciance e cominciamo subito. Parte più, diciamo così, noiosa, l'ho fatta ieri. Benvenuto Duke, ti aspettano per una videoconferenza. Il generale Graves e il presidente sono già collegati. Brutta sensazione al riguardo. Comunque per aumentare la leva qua basta fare questo, poi questo, e poi si cerca di fare un canestro. Non è molto semplice, eh? E fail. E guardate, non sono molto bravo a queste cose, come tentativo che faccio. In giro, ma non vanno bene perché non possiamo avere qua indietro. Dovremmo aver raggiunto quasi 600 kg, ma sono potere sotto perché... Sì, avete visto. E abbiamo aumentato l'ego di te. Poi un altro è il Curir. Abbiamo aumentato di uno. Adesso strappiamo via questa cosa qua. Come vedete? Che capale strato questa tizia qua. Tanto avete visto la linea che ci è passato l'altro, ma noi andiamo di qua, guardate, prende fuoco di qua, quindi noi dobbiamo passare di qua e andare di qua. Attenzione, se abbiamo una birra, sì, va bene, veniamo da ubriachi, no? Però ci rende più resistente, quindi ci do meno danni. Noi tipo troviamo un nemico che si inginocchia, no? Ci esce scritto giustizia con X. Una volta che abbiamo giustizzato, se il cristiano arriva al massimo, consiglio di fare. Giustizzate sempre meno nelle voci del cristiano più velocemente. Attenzione, blackout. Utilizzare la Duke Vision. Prego.
creato la corrente, quindi adesso quello di visual. Passiamo di qua. Passiamo di qua. Dai, non sono fatto male. Non importa, passiamo di qui, passiamo di là. Intanto gli alieni al buio non ci vedono, ci sono spiegati. Però se facciamo male ci trovano. Se noi non facciamo male ci sono sotto. Però attaccate che qualche alieno è stato il buio. Ma sempre. Intanto vedete questa zona, prendiamo questo oggetto qua. Possiamo lanciare il bottoncino va distante. Guarda che cosa fa qua. Dato il look di roba.
piacere brutto e patria, come va bene per noi, uno o l'altro, con un pugno uccideremo all'istante, perché faremo esplodere i nemici. Veramente un pugno esplode. Adesso saltano fuori un altro nemici, un altro nemici simbolo perché ha giocato il più che quello che sono gli sbirri comici. Adesso apparirà un altro simbolo di Duke Nukem. Guardate, attenzione, chi non si ricorda la mitica pistola d'oro di Duke Nukem. A differenza però di tutti gli altri giochi, la pistola d'oro non farà come Duke Nukem, nel precedente Duke Nukem, che con un colpo farà letteralmente esplodere gli nemici, ma qua tipo servirà solo per fare, sarà come una pistola, però è un simbolo di Duke Nukem. Infatti, come vedete anche tipo nella copertina, così Duke Nukem è rappresentato sempre con velone strafito, l'abbraccio, un botto di alieni, e come arma lui avrà sempre, come un altro simbolo sarà il suo siero che troveremo più avanti, e la sua mitica pistola d'oro. Comunque è ciò che dice. Vieni qui e fatti prestare. Sì, sto dando questa attacca piuttosto bello, tanto che già aveva la pistola di Duke. Anche perché era Duke Nukem, mi ha giocato Duke Nukem Manhattan Project quando ero piccolo, sul computer, e mi è piaciuto. E questa versione qua a me mi è piaciuta parecchio. Devo giustificare, non lo faccio. Comunque io ho apprezzato molto che hanno messo in nuovo il commercio questo gioco, l'hanno fatto, l'hanno reso così famoso, e adesso basta perdere tempo e arriviamo subito subito. Bene, adesso che c'è questo nuovo caricamento, approfitto per chiudere e salutarvi a tutti. Da Let's Bad Whale. Ciao belli!